Papà, tieni ragione. Oggi è il mio giorno fortunato. Devo giocare i numeri. Re, regina e pastaio. Oh, Maronna mia, mi sembra tutto un sogno. Papà, io sono destinato a fare il pastaio. Il pastaio. Sì, papà, io. Dimmi un poco, che giorno è oggi? Venerdì. Ah, buona, c'è tutto domani per giocare. Voglio fare un'uterna secca. Sienta qua. 76, ore. 73, a regina. Papà, scusa, ma il pastaio a che numero corrisponde? È lì, stai coi piedi per terra, ma quale terno secco. E poi nella smorfia napoletana, il pastaio non c'è. E vabbè, ricominciamo da capo. Questa regina com'era? Al balcone o in carrozza? No, perché se al balcone fa 41, in carrozza invece fa 20. E veniamo al re. A lui sul trono fa 90, con la corona fa 21 e con lo scettro fa 79. Oh, Maronna mia, papà, ma giù confuso! E come si fa? Qua mi devo giocare un tombolone! Ah, qua tombolone, è lì. Siete a me, per oggi salta, che t'anima che fa. E poi quella la smorfia è una cosa seria. Segna i destini degli uomini. E tu ti vuoi giocare così un terno secco in 4 e 48? Ma non si può! E poi ci vuole pure la fortuna. Quello non basta Morfeo che ti porti il sogno buono. Ci vuole una spintarella per la dea bendata, capite? Quello è tutto un equilibrio. Tu dici? Ma io me lo sentivo proprio! E te lo sentivi male! Pensa piuttosto al ruolo che ricopri. Sindaco della pasta! 31! La pasta! 76, 73, 31, terna secca! Però che pasta è? No, perché se pasta asciutta fa 19. E poi bisogna vedere il condimento. Per esempio, la pasta al sugo fa 10. Babbo papà, ha già capito. Il terno me lo gioco un'altra volta.